Nella mia filosofia fotografica io la penso esattamente al contrario della Sontag, nel senso che ritengo che l'estetica nella fotografia è estremamente importante per veicolare il messaggio, è quello, non per la bellezza della foto, ma per veicolare il messaggio, perché le persone, chiamiamole comuni, passami il termine, che non si intendono di fotografia, che non hanno una cultura fotografica dietro, e quello che guardano in una fotografia è la bellezza della fotografia, quello che li colpisce è la bellezza di una fotografia. Nel momento in cui vedono una bella fotografia, se la ricordano, vengono colpiti, gli rimane impressa. Se vedono solo un documento, se lo dimenticano dopo 3 secondi. Una bella fotografia ha quella funzione di colpire una persona che magari appunto non ha una cultura fotografica dietro. Colpisce l'attenzione e questa la porta immediatamente anche al messaggio della fotografia, perché poi sarà il passaggio successivo. Vede la bella fotografia, si interessa alla bella fotografia, viene colpito dalla bella fotografia e poi passerà al messaggio. Ma cosa mi rappresenta questa fotografia? Perché sarà incuriosita da quella foto. Ed è quella la funzione dell'estetica, far avvicinare la persona al messaggio della fotografia. È un veicolo per avvicinare più persone possibili. Ed è il mezzo migliore in assoluto per avvicinare le persone, l'opinione pubblica, comune, assolutamente. E ripeto, le fotografie che noi ci ricordiamo della storia, che sono rimaste nella storia, sono tutte fotografie con una componente molto forte estetica. Non esiste una fotografia solamente documento che è rimasta nella storia, assolutamente. C'è sempre una forte componente estetica, perché è quello che ci fa ricordare la foto.